Ecco un altro strumento utile nell'escursionismo, i bastoncini da escursionismo appunto, che ci aiutano a scaricare il lavoro e il sovrappeso sulle articolazioni delle caviglie, quello delle ginocchia e la colonna vertebrale. Bastoncini telescopici da escursionismo vanno regolati a seconda dell'altezza del corpo e aumentano la stabilità anche quando procediamo con il sovraccarico dello zaino. Vanno regolati più lunghi in discesa, vanno allungati in discesa e accorciati in salita. Come vedete, nel procedere basta infilare la mano nella fascetta anch'essa regolabile e per procedere ci aiutano appunto nella stabilità. Sono uno strumento a mio parere importantissimo, indispensabile, specie quando andiamo a fare itinerari di lunga percorrenza, non magari particolarmente difficili, ma comunque con tanti chilometri e nella successione di più giorni, nei quali appunto si accumula fatica e quindi in questi casi diventano uno strumento senz'altro indispensabile che io consiglio. Ecco, ricordiamoci che questo strumento però ha anche delle controindicazioni. Quando procediamo su sentieri nei quali c'è un supporto, una corda alla quale doversi tenere, questi bastoncini vanno accuratamente riposti nello zaino. Quindi spesse volte la pigrizia ci porta invece a non fare questa operazione semplicissima di riduzione dei bastoncini e di sistemazione nello zaino nella posizione verticale, non orizzontale, perché riposti orizzontalmente costituiscono un elemento di disturbo, diciamo, lungo il cammino, perché possono impigliarsi nelle rocce, negli alberi e quant'altro.